Vi ricordate quando qualche giorno fa abbiamo parlato di Assassin's Creed Valhalla e vi ho raccontato, su indicazione diretta della stessa Ubisoft attraverso un'intervista, che Assassin's Creed Valhalla sarebbe stato un gioco più contenuto, di dimensioni più ridotte rispetto ai vecchi Assassin's Creed per garantire un'esperienza più a fuoco? Ecco, ci hanno ripensato. Perché in un'ultima e più recente intervista, la compagnia Transalpina ha essenzialmente smentito se stessa dichiarando l'esatto opposto, ovvero che la mappa di Valhalla sarà più grossa di quella dei precedenti capitoli, sarà la mappa più grande di tutto Assassin's Creed come brand, e che sarà decisamente più sostanziosa anche rispetto a quella di Odyssey, che è già tipo la più grossa mai realizzata in un titolo di questa saga. Di conseguenza, viene da chiedersi come mai, e l'hanno spiegato, perché hanno rappresentato e riproposto l'intera Inghilterra, così dicono, e parte della Norvegia. Quindi abbiamo avuto non solo la conferma che ci sarà la parte giocabile in Norvegia, ma che appunto hanno ricreato anche tutta l'Inghilterra. Così. Io riporto testualmente quello che è stato dichiarato durante l'intervista, poi se ci ripenseranno un'altra volta non lo so, ma per ora le informazioni sono queste e mi sembrava giusto appunto condividerle con voi. Più, cosa importante, altri mondi segreti di cui non si può parlare però in questo momento. Allora, ennesimo elemento che andrebbe in qualche modo a smentire, se vogliamo, le dichiarazioni precedenti, perché, allora, l'Inghilterra, ok. La Norvegia, ok, mondi segreti di cui non si può parlare. Non riesco a comprendere di che cosa si sta parlando. Parliamo di una cosa tipo Atlantide, quindi andiamo su così, il mito, la fantascienza, il fantasy, sebbene avessero detto in passato che qui non ci sarebbe stato nulla di simile, oppure si parla di mondi segreti intesi come, che ne so, la missione fuori dall'Inghilterra per andare in Francia. La butto lì, non lo so, sto ipotizzando sulla base di quel poco che abbiamo per appunto elaborare una riflessione di qualsiasi tipo, però appunto fatemi sapere magari voi se avete idee più sensate di quelle che posso aver avuto io in questo caso per spiegare questo altri mondi segreti. E poi, visto che ci siamo, una menzione anche all'ultima serie di notizie relative alla gestione delle situazioni. Perché, allora, partiamo dal presupposto che, come ha confermato la stessa Ubisoft, Valhalla sarà un prodotto in cui la violenza, gioco forza, sarà il fulcro dell'esperienza. Quindi i combattimenti saranno all'ordine del giorno, ma ci sarà la possibilità anche di affrontare alcune missioni in maniera diversa, senza versare neanche una goccia di sangue. Questo perché attraverso un sistema di interazione di stampo puramente politico potremo risolvere alcune situazioni senza l'ausilio della forza bruta e di conseguenza ricorrendo esclusivamente all'arte oratoria. A quanto pare Ubisoft ha voluto restare molto fedele al discorso storico, ovvero che i vichinghi sì, erano un popolo abbastanza brutale, ma anche in caso di bisogno pienamente in grado di calarsi nelle realtà politiche dei paesi invasi, di conseguenza, insomma, sembrerebbe che anche in Valhalla ci sia questa possibilità. Quindi, insomma, l'esperienza si prospetta forse più ruolistica di quanto fosse lecito attendersi nel momento dell'annuncio e appunto anche molto vasta. Speriamo però, come poi dissi già all'epoca, che una mappa molto vasta si traduca in un'esperienza non così generica come fu a tratti quella offerta da Odyssey e Origins, perché sì, soprattutto Origins aveva una mappa incredibilmente grande, o anche Odyssey, insomma, stiamo praticamente lì, ma spesso e volentieri ci si sentiva nel vivo di qualcosa di molto molto vuoto, e spero che con Valhalla questa sensazione non ci sia, anche perché il solo discorso degli insediamenti creabili e gestibili e potenziabili dovrebbe, speriamo, arricchire un po' la qualità complessiva dell'esperienza. Io per adesso vi saluto, vi aggiornerò con eventuali novità, sperando che Ubisoft non si smentisca nuovamente con altri temi, e noi ci vediamo alla prossima.